con il consigliere comunale Mariolino Andria, una giornata un po' particolare, quella che riguarda l'accesso del gremio degli autoferrotranvieri in questa faradda che a tutt'oggi rimarrà monca, chiaramente, però un segnale, insomma, che la città aspetta come risposta almeno. Sì, diciamo che stiamo vivendo sino adesso un consiglio comunale un po' triste, perché abbiamo notato che è mancata la maggioranza, diciamo, molti consiglieri sono assenti, ci si aspettava un consiglio comunale di grande responsabilità, a prescindere dalle dichiarazioni e dalla volontà di voto che chiaramente caratterizza maggioranza e opposizione, però per la prima volta dopo soli 2 anni abbiamo visto che ha dovuto votare il Presidente del Consiglio Comunale, che di norma non vota per poter permettere di andare avanti una pratica, e che adesso è stata chiesta un'interruzione da parte della maggioranza per probabilmente verificare quali siano i problemi. Non è una cosa molto bella per la città. Relativamente all'ingresso, a quello che dobbiamo discutere sui gremi, io non ho una posizione favorevole tale e quale, insomma c'è grande gioia, però io farò delle sottolineature su questo ingresso e poi mi riserverò, diciamo, di scegliere e riflettere su quale sarà il mio voto, ecco. Ultimissima cosa, come vede questo, a parte il periodo della pandemia che chiaramente sta debilitando in lungo e largo quello che è il problema anche dell'amministrazione cittadina, perché vostro malgrado siete anche voi ostaggi di questa pandemia. Cosa vede nel prossimo futuro? Perché c'è decisamente tanto malessere. Ma allora, secondo me questa pandemia che ci ha colpito tutti e ci ha minato anche da un punto di vista dell'entusiasmo, deve almeno per noi amministratori che siamo stati eletti scatenare in noi una sorta di esplosione di energia. Noi dovremmo essere quelli che devono trascinare con fatti concreti, non con continue promesse o altre promesse, con fatti concreti il rilancio della città anche come ruolo guida. Perché stiamo avendo delle buone notizie per i finanziamenti, ma erano buone notizie date anche 4 anni fa, 7 anni fa, 20 anni fa, per opere che ancora non sono state riconsegnate alla città. Quindi è necessario avere concretezza, e questa energia io sinceramente in questo Consiglio Comunale non la sto vedendo.